for the broken hearted. Amici sportivi del grande wrestling, Emanuele Filoni, Davide Montebello, vi danno il benvenuto all'episodio numero 188, ragazzi, targato WWF Civilization. Davide, sei tornato, Sì, mi avevano rapito, sì, in America. Vabbè, oh. Dai, racconta, che hai fatto? No, sono andato a presenzializzare con la nostra piccola troupe, lasciando lei ovviamente a casa da solo, sì, al nuovo videogioco della WWF, ovvero 2K26, o decidete voi come chiamarlo praticamente. Sì, fate un po' e voi. Ci saranno, ci sarà, ho visto che ci sono delle grandi novità. E se posso fare un piccolo spoiler, sulla cover ci sarà uno dei due campioni. Ah, Corre. Accidenti, non lo sapevo questo, ragazzi, da casa ve lo posso assicurare, non lo sapevo. Comunque dai, a parte dunque... questa vacanzella e vacanzulla, andiamo al programma di questa sera, dai. Mamma perché... mia, sì. Infatti, ragazzi, avremo un interessante triple threat match per il titolo hardcore, in quanto settimana scorsa il buon vecchio KGD e Mito hanno praticamente asfaltato e spaccato a metà un povero Turner, costringendolo in un certo senso a questa sorta di sfida, diciamo, sì, a doppia lama. Però io dico una cosa, la dirigenza qua, cioè qua c'è lo zampino di Christopher, d'altronde sappiamo che Turner rappresenta uno dei tre avversari, oppositori, no, del regime, sì, quindi... Beh, io direi uno dei due, perché Shane non c'è ancora stato... Cioè, come hai detto tu, in telecronaca potrebbe essere tutta una pantomima per farli fuori, detta papale. Cioè, quindi io non sarei molto attento, in effetti. Però vedremo come va. Poi avremo Max Cougar contro Stevendro, appunto, parlando del 3 contro 3. Avremo uno per il team degli oppositori, uno per il team del sistema, diciamo, di Stefendro, con Stefendro, sì. Mamma mia. Poi avremo una Marty che ha voluto settimana scorsa chiamare praticamente sul ring Karen Cardiff, ovvero la nostra campionessa Phantom Maiden, per un probabilmente, credo, confronto verbale. Sì, per un face to face tra le due, sentiremo un po' che succederà tra le due, anche perché Karen Cardiff, ricordiamo che a Genesis ha difeso il titolo Phantom Maiden contro Sonya Williams, confermandosi la nostra campionessa appunto Phantom Maiden. E se tanto mi dà tanto, sai, no? Marty è uno che non si lascerebbe scappare. È vero.
Poi ragazzi avremo forse, dico forse perché non sappiamo, sentiremo forse le parole anche di Shane Ross, perché dopo quello che sta succedendo, il grande annuncio, no, di Christopher Pranzo del 3-3, sicuramente Shane avrà voglia di disputare sentenze, dai. Sì, infatti, anche perché poi specialmente aveva il match contro Lester Barkley per decretare il primo sfidante al titolo di Ferrier, in quanto Ferrier comunque ha battuto settimana scorsa Mr. P nel loro, diciamo, rematch, potremmo definirlo, sì, anche se proprio non era rematch, perdendo e quindi essendo praticamente fuori dal main event, a favore di Barkley, quindi mica male. Poi avremo, ragazzi, una nuova un nuovo trio, potremmo dire, di alleanza, ovvero Layla e Aida, che hanno fatto amicizia, diciamo sportiva, per il momento, con Sonya Williams. Una Sonya Williams che però ha detto: sì, ok, io vi do una mano, però Layla, tu mi devi dare un match titolato, perché sennò qua è vero. Poi di questo ne parleremo in seguito. Poi avremo anche il spero che, insomma, che Bernie finalmente si faccia vedere, no, con quella storia di Tommaso. Poi avremo anche settimana scorsa, sì, in effetti, interferenza per poi il 2 contro 2 Extreme Rules. Dai, vai, questa è tutta tua. Sì, i Public Enemies che se la vedranno con la strana coppia formatasi per questa sera, penso, probabilmente, fra i due europei, ovvero l'inglese Jack Adams e l'irlandese Michael Thompson, che settimana scorsa hanno battagliato in un match incredibile e sembra essere nato un certo rispetto fra i due. È vero. Beh, d'altronde sono due simili sotto questo punto di vista, sono due, dai, volgari, dai, parliamoci chiaro, due che amano menare le mani, quindi ci possono anche stare anche bene insieme. Anche se Thompson è quello più, come posso dirti, meno volgare, quello più intelligente, potremmo dire. Sì, diciamo così. Poi ragazzi, il main event di questa sera che vedrà Lester Barkley contro Mr. P. Mr. P che è uscito, come ho già detto settimana scorsa, sconfitto dal match contro Ferri, e probabilmente si vorrà rifare battendo questa sera il primo contendente numero uno e assoluto al titolo di Ferri, ovvero un Lester Barkley che, ragazzi, è in una forma non allucinante di più. Bene, abbiamo terminato la card, inizia il match. Siamo proprio precisi, ragazzi. Subito KGD che spettascia Andy Tarr in questo DT. Però guarda i due del Poison Clan che si colpiscono, sì, però con un fare, sai, molto fiacco e tranquillo entrambi. Beh, se questo ok, forse qua mica tanto, però mamma mia. Diciamo che devono. Oh, Tadra qui! Oh, mamma mia! Salsa flip bomba! Secondo me è una strategia, potrebbe essere. Però penso che Tanner l'abbia già inquadrata come cosa. Eh sì, perché uno dice: noi due che siamo una coppia, ci mettiamo i piedi in testa, così Tanner dice: ah, ma allora questi combattono davvero l'uno contro l'altro, e poi alla fine lo curvano. Potrebbe succedere, Sì, però poi alla fine c'è il titolo in palio qua, quindi non so se KGD faccia vincere Mito o viceversa. Cioè, poi alla fine. Oddio, mamma mia. Non è un match eliminazione. Se fosse stato un match eliminazione, allora sì. Quello è vero. Quindi non lo so. Poi ha previsto. Ginocchiata velenosissima. Ai danni di Jamari Mito. Guarda qui invece il buon vecchio. No, attenzione! No, contro le corde. La sfiorate leggermente, che per fortuna direi anche, perché sennò ma poi gli ha rifatto una bella hit to the feet, ragazzi. Poi ancora se lo carica. Mamma mia, Jamari ha preso la rincorsa e tirato una ginocchiata galattica ad entrambi. E Jamari si era stufato di guardare, di assistere allo show, vuole entrare nel vivo. Sì, anche perché con Poraccio comunque Andy Turner non sappiamo effettivamente a quale condizione. Mamma mia, Jamari Mito cosa fa? A quale condizione fisica sia effettivamente, perché Poraccio è stato spettasciato 7 giorni fa, quindi non lo so. È vero. Qui intanto niente. Tentativo di Alt Nelson suplex deviato e mamma mia. Jamari il controllo totale del match. E non può perdere la stagione. Wow, ma cannonball qua. Cannonball, ragazzi, straordinario Jamari Mito qua, ma lo conosciamo, lottatore veloce anche, e non solo, non solo veloce, ma anche potente. Perché Jamari, l'abbiamo detto, che secondo noi in singolo può fare veramente tanto, secondo noi. Vediamo qui che KGD di attenzione, Ultralight! Uno! Solo uno, ragazzi.
Però che rischio. Calcione. E però vedi che Andy non è molto attivo in questo match. In oh, effetti, spara, me il bobo, bene, spara, spara il bobo! Spara il bobo! Spara il bobo! Può chiudere il match! Non, non è vero, non è vero. Vuole l'Ariat? Vuole... però c'è KG di dietro! C'è KG di dietro, attenzione! No! No, mamma mia, Mito, straordinario! Che difesa! E poi c'è... L'Ariat su KG di dietro! Mamma mia, è rimasto appeso! È rimasto appeso! È rimasto appeso! Mamma mia! Lo ha colpito con leggerezza, mi dico. E guarda, guarda ancora, madonna! Mito domina, stradomina! Qui a Civilization, ragazzi! Incredibile! Ha un'autostrada con Mito, può vincere effettivamente il T. Però qui sbaglia, vuole Turner in piedi. Vediamo! No! Tomo la vede che c'è già KGD dall'altra parte. No, no, la morte! No, la morte, no! Questo lo vogliono internare, cioè. Cioè veramente, questo è malato. È malato questo. Mamma mia. No, non si nota. Ritorna sul ring Andy Turner che... Guarda i due che si menano. Sta bello tranquillo. Cutter, niente da fare. Cutter a vuoto. Pump handle. Niente, bravo KGD. Mamma mia. Turner sta con la schiena all'angolo. Effettivamente non sa neanche lui che fare, secondo me. Andiamo a prendere KGD. Lo lancia all'angolo e niente. Niente da fare, bravo KGD. Adesso, oh, pugna la gola e poi il cutter. Sì, mamma mia. Clamoroso. Mi sa che fuori il vivo, Cioè, brutta prestazione di Tana, secondo me. E attenzione, brutta conseguenza. Non ci credo. Submito, submito. No, vince KGD. Uno, due, tre, no. Mamma mia. Beh, comunque se KGD dovesse diventare campione hardcore, sarebbe uno dei campioni, secondo me, col titolo più giusti, uno come KGD. È vero, mamma assolutamente. Mia. Attenzione! Faccia il bombo! Spara il bombo su Turner! Mamma mia! Dai, dai! Mito, dai! Va vincere! Lo va vincere! Va attenzione! Uno! Due! No! No, forse anche Turner si sarebbe salvato, Sì, non lo so, onestamente. Vediamo Turner qui prova una reazione. Oh, shut up! Yes! Mamma mia! Si galvanizza! Mamma mia, che Madonna che GT! Devastante qua! È veramente delicato come la carta vetrata questo uomo! Vediamo! Lo lancia, forse tentativo di salire del sol, bravo che GD qua, molto veloce, rapido. Però non riesce qua. È troppo macchinoso che GD qui. Troppo macchinoso. Vediamo lo schienamento Turner 1, 2. C'è Mito. Mamma mia. Attenzione a Mito che potrebbe approfittarne. Lo guarda. No, sbaglia qui Mito. Si è fatto mettere quelle pive nel sacco. No, attenzione! No, Lariotto! Non ci credo! Dai! C'è lo schienamento! 1, 2, 3! E 3 ce l'ha fatta, mamma mia! Dopo aver, possiamo dire la verità, dominato il match. Incredibile, hai ragione. Beh, dominato non lo so, però forse ha fatto più degli altri, ecco, diciamo così. Più che dominato. Sì. Perché comunque mi è piaciuto moltissimo che GD oggi. Oggi moltissimo che GD che ci ha messo del suo, perché dobbiamo dire la verità. Cioè, in effetti, non è stato molto propenso a farsi battere facile. No. Anche da un compagno, potremmo dire ormai di vista, un fratello. È vero, è vero. Però l'hai visto il braccio teso di Andy Turner, che non ha fatto tanto a Jamari Mito. Infatti, Jamari si è ripreso e l'Ariat. Ma sai cosa? Ma secondo me Turner non era neanche al 100% in questo match. Sì, in effetti. Perché l'assalto che ha subito, non so, Però fatto sta che Mito conquista il suo primo titolo da singolo e questo potrebbe essere un piccolo passo per qualcosa di più importante in futuro, È un bel biglietto da visita per cominciare la sua carriera singolo, che ormai era iniziata, diciamo, da un mese e mezzo iniziata e non da tanto, quindi è poco. Infatti. Mamma mia. Bravissimo. Bravo Mito, guardalo io. Beh, se l'è meritato, dai, siamo onesti. Sì. Poi diciamo che Turner il suo regno l'ha fatto, quindi alla fine è anche Mr. Money in the Bank, quindi... Poi Turner, se in effetti, come dici tu, è Mr. Money in the Bank, quindi io tutto rispetto per il titolo hardcore. Prima o poi dai, il titolo, un titolo tu lo perdi prima o poi, a meno che non resti 14 anni campione, tutta la carriera, insomma, ma difficilmente. Ma no, no, quindi io penso che a volte sia meglio perderlo prima che dopo il titolo, per esempio quello hardcore. Sì.
Qui tanto Max Fugara si sta riscaldando. Riscaldamento, sì, King Kong. Eh sì, perché infatti stasera se la dovrà vedere con un avversario che dovrà affrontare anche a Battleground, ovvero Steph Andrew, che sarà niente po' di meno che uno dei tre componenti del sistema. Sì. Anche se potremmo dire quattro, perché Shane non sappiamo ancora se... Non si capisce Shane da che parte stia quest'uomo. Beh, ma Shane per lui è difficile, perché comunque è il figlio della... del, diciamo, mandante dei suoi avversari, quindi resta comunque un legame di sangue. D'altra parte è chiaro che strano, perché mettere Shane Ross in un match di number one contendership quando tu lo puoi mettere e mandare al main event direttamente? Infatti, in effetti ha preferito Mr. P, perché... sì, appunto, anche se però poi Mr. P, avendo perso in questo caso, si trova anche lui con un nulla di fatto, però a fine dei conti, e quindi Però la chance intanto gli ha data. Quindi... Beh, siamo onesti. La chance a Mr. P era pure stata tolta dallo stesso Shane, che l'ha attaccato prima del sì, match. Sì, quello quindi... sì. Però Shane proprio non si è legato a dito la sconfitta che era Payback, no? Quando ha perso per conteggio fuori. Ha perso per conteggio fuori, sì. In effetti però lì... Però settimana scorsa Mr. P ha detto a Shane in pratica di anche lui di aprire un po' gli occhi alla fine dei conti, cioè che potremmo dire che, oddio, secondo me non è proprio tutta colpa di Mr. P sta situazione, da quello che ho capito, potrebbe Mister essere P, qualcosa di sì, Mr. P poi gli ha detto, semplicemente gli ha detto, non puoi cambiare quello che sei, Christopher è tuo padre. Una situazione comunque strana, che penso si vada a schiantare, diciamo così, con quello che sarà il match dai 3 contro 3, anzi lo penso sicuramente, perché sarà annunciato la settimana scorsa, e lì vedremo un po', magari dopo, nel post match, nel senso le settimane dopo, vediamo un po' che succederà. Ma io sono più che altro curioso di vedere Shane come si comporterà comunque contro i suoi qui non so neanche ma che non tanto usare. Alleati, sì, perché... o ex alleati? No, ma io soprattutto combattere contro il sistema significa combattere contro Christopher. Quindi lui combatterà praticamente contro suo padre. Cioè, anche sì, se non fisicamente, però metaforicamente sì. Infatti, perdendo alcuni privilegi comunque. Ma scusa un attimo, se Shane dovesse per esempio schienare o Steph Andrew, Mr. P o Sears, ma un match per il titolo forse sarebbe dopo, anche se vincesse il suo team. Io a Shane darei un match per il titolo, così mi fa ricompensare dallo stesso Shane, no? Beh, magari sicuramente non un match per il titolo massimo. No, però. Titolo europeo. Sì, con l'albo di Borgia di subito, mamma mia, Stefano, wow. Sì, perché noi stavamo chiacchierando, perché... il match è iniziato. Sì, beh. Sì, anche perché questa situazione è abbastanza intricata e strana comunque da localizzare, un po' da quando si è anche formato il sistema stesso, siamo onesti. È vero, attenzione qui intanto. Mamma mia. Sì, è tanta carne al fuoco, bello. Ragazzi, ricordiamo che il 7 luglio ci sarà Bash at the Beach, evento tutto al femminile. Quindi per quanto riguarda sia il roster ovviamente di Civilization che di Genesis. E lo stesso, tranne che stavolta il sesso è maschile. in quel di Battleground, ragazzi, non vedrà coinvolte le ragazze, no. Comunque hanno un evento tutto loro, un po' come è stato la prepista di Night Dreams, potremmo dire. Sì, però mi sembra che in quel caso, poi mi sembra per più dopo, le femmine erano comunque c'erano coinvolte, ragazze, sì. Anche se ricordiamo comunque tra Night Dreams e il pay-per-view c'erano tipo 2 settimane di differenza, quindi è diversa la cosa. Mentre qua c'è un giorno. Quindi. Sì, forse anche addirittura meno. Mamma mia, Brain Buster. Wow. Qui sul ring abbiamo due lottatori che sono veramente due leggende, diciamo, no? Della ring. Però sono due molto bravi. Cioè, specialmente io direi adesso come adesso. Ti stupirei Steph Andrew? Cioè, ti stupisco se dicessi Steph Andrew? Perché Cougar secondo me non è il Cougar di una volta, sembra più quel Cougar, il Cougar il vecchietto. No, però mi sembra abbia vinto ultimamente, quindi si sta un po' rifacendo. Sì. E poi comunque che Steph Andrew, Steph Andrew ha lottato un match, ragazzi, un evento contro Ferrer clamoroso. Uno, mamma mia, è vero. Quindi è un avversario difficile da affrontare. Eh sì.
Eminenza proprio di meno che Main Event di Payback, quindi wow. Sì. No, fatto sta che secondo me Cougar ha bisogno comunque anche lui di vincere, perché ha passato dei mesi abbastanza tenebrosi e ultimamente si sta un po' riprendendo. E sai, oh, la vittoria su Stefano, oh, tutta la via, Atomic Drop! Invece wow. Per te è più importante che vincessero quelli del sistema, il 3-1-3-3 o proprio i tre oppositori? Per me quelli del sistema. Sai perché? Perché alla fine Mr. P ha perso tanto comunque sia. Poi se dovesse perdere stasera ancora di più. Io qui veramente non sai che non saprei. E poi andare. Aspetta, e poi ci sarebbe anche. Cioè, se Pedro comunque vuole rifarsi lo stesso Sears. Sì, è vero. Sì, lo stesso Sears che è un po' sparito, parliamoci chiaro, dai radar anche, quindi. È sempre rimasto, posso dirti, nel backstage, potremmo dire, sì, nel sistema. Sì, è vero! Mio, cosa ha fatto questo Pedro? Però io, se dire la verità, io andrei contro con gli oppositori. Perché, oh, magari potrebbe essere l'inizio della fine, per il sistema. Ah, questo sì, è vero. Attenzione qui, tanto! Tanto, mamma mia, ginocchiata galattica. Oh! La powerbomb! Thunderbomb, mamma mia. Mamma mia, la powerbomb, sai che cattivo di Stefano, che adesso dove lo porta? Lì è Lion Salt, mamma mia ragazzi, c'è lo scalamento, niente, no, soltanto no, uno, però uno Stefano l'ho detto in grande spolvero oggi, ma per tutto sto periodo, da quando comunque è tornato, si è dato da fare, ragazzo, si sta vivendo una, potremmo dire una terza giovinezza, sì, questo sì, è vero, fate attenzione, ma ancora, wow, ancora, full splash sulla schiena, mamma mia. Stefendro, ragazzi, vabbè, in condizione smagliante, però qui Cougar lo anticipa, sì. Lo invita sul ring a suo modo, sì. Molto irriverente, però vabbè, cosa fa qui Cougar? Lo lancia contro il paletto e vediamo cosa si inventa. Uno schiaffone? No, che fa? Lo adagia lì? Cosa vuol fare qui? Cougar? Che fa? Ah, una doppia schiaffata sulla... Oh! Mamma mia, wow! Questa fa male, questo fa sì. Veramente, attenzione, veramente c'è lo schieramento di Cougar. Uno. Stefano, ragazzi, veramente in forma, si è visto già da questo kick out di, al conto di uno. Mamma mia, gliel'ha un po' restituito, dai, da quello che ha fatto Cougar prima. È vero, è vero. Monkey Flip, pensavo Codebreaker, anch'io. Sì, anch'io. Mamma mia, infatti da come era partito, attenzione! America Destroyer! Finita, sì. Ragazzi, è finita. Mamma mia, mamma, qui colpo secco e cattivo. Vediamo se la va a schienare. C'è lo schienamento 1, 2, e no! No. Incredibile, ma vero. Cougar non vuole decadere oggi, vuole dimostrare di essere tornato quello di un tempo. Beh, diciamo che è un po' il leader degli io dico due oppositori, perché di scena non è che mi fidi moltissimo, però sì, in effetti potremmo definirlo il leader degli oppositori in questo caso. Sì, infatti, sì. Attenzione qui, intanto Cougar break, mamma mia, bravo, attenzione Cougar, perché Max vuole chiudere, niente però a fare. Stefano dice no, bello, qui non si scherza, però c'è tutta la clothesline di Max, c'è lo schieramento qui, uno solo uno, ragazzi, qui stanno facendo a chi resiste di più praticamente, dai, sto match. Infatti sì. Far vedere chi è il più cazzuto dei due, su, parliamoci chiaro. E d'altronde c'è tanto e pallo! Non ci credo! Però Cougar c'ha piedi! Comunque ragazzi, c'è più di un match in palio, perché dimostri al tuo capo, comunque ai tuoi compagni, che stai veramente in forma. Oh, colpo le palle! Arbitro però! E forse l'ha toccato lì. Forse l'ha toccato lì. Un pochettino toccato lì, direi, Se vai andrò colpi. No! Attenzione! Non ci credo! No, vabbè. Non può resistere stavolta Cougar, Sono due, sì, ragazzi. Ma forse vittoria anche un po' macchiata. Non so se irregolare di Stefano o fatta apposta, Uno! Due! No! Mamma mia, ragazzi! Clamoroso. Mamma mia. Che cauto quello di Cougar. È incredibile, sì. Cioè, non aspettavo una resistenza così tenace. Questi due si stanno praticamente, diciamo, ammazzando mentalmente, possiamo dire.
vero, ma anche fisicamente, anche. Cioè, non è che scherzo. Vediamo qui. No, niente. Andavo Cooper che ribalta tutto. Cosa fa che Cooper lo prende? L'ha preso per la collotta, attenzione. Poi. Sì. Ecco. No! Fuori Cooper, mamma mia. Piero raccio di Cougar. Però sta vendendo un po' lento, Lo aspetta. Lo aspetta, vuole una manovra in volo. No, se no ci ripensa, dai, ci ripensa. Mamma mia! Mamma mia, vabbè. 46 anni, 46 anni se non sbaglio, per questo evento. Sì, se ci proviamo noi alla sua età ci ammazziamo. Sì, è meglio non provarci, ragazzi, non fatelo comunque a casa. Twist! Perfetto! Mamma mia, che match di Stevendro, ragazzi, c'è da dire che sto lottatore è veramente forte. Eh sì. Lui sta vivendo, come ho detto, secondo me sta vivendo una terza giovinezza questo lottatore comunque, mamma mia. Protezione a Cougar! Snake Eyes! Mamma mia. Mamma mia, però Stevendro è già in piedi, Joe Brecca. E lo, niente. Cougar lo manda all'angolo, niente. E trappare ancora comitata e mamma mia. La difesa galattica da parte di entrambi, Sì, però Stevendro forse è un passo avanti, eh. Secondo me sì. Secondo me è un pochettino anche più fresco di Cougar in questo momento. Sì, è vero. Non vorrei azzardare. Vediamo qui Cougar. Una serie di gomitate. Anzi, forse più spallate. Cougar è meno bello da vedere, ma forse a volte è più concreto, rispetto a Stevendro. Sì, sì, è vero, è vero. Assolutamente. Poi sono due stili che si differenziano. Sì! Mamma mia! Oh my god! 1, 2, 3, no! Vabbè. Incredibile. Messo è comunque da pay per view, Assolutamente. Pugni chiusi, tanto arbitro. Però Cougar se ne frega ormai. Vuole essere il vero oppositore. Quello che va contro il sistema e dimostrare a tutti di avere le palle di affrontarlo. Più della sua jump di ritiro e rush a leggere di Stefendro, mamma mia. Schieramento, ma c'era break. Bravo arbitro che stavolta l'ha visto il roll break. Meno male. Cougar che esce fuori, poi rientra velocemente. Stevendro è stanchissimo, hai visto? Beh, diciamo che entrambi sono stanchi, Sì, forse Stevendro, avendo volato un po' di più. Sai com'è? L'età si fa sentire. Vediamo Cougar lo spinge. Fuori dalle corde, pestata galattica. Accidenti. Questo è un brutto colpo rimediato da Stevendro, Cougar qua potrebbe approfittare della situazione grave di Stevendro. Vediamo. No, però Stevendro lo butta nel ring. Ma ancora è sugli scudi Stevendro stavolta. E qua vediamo. Oh, questa fetta di nuovo! Di nuovo! Sì! No, pensavo che Massimo la reversasse qui. Non è riuscito. È reversarla stavolta, Mamma mia, cosa deve fare qui? Devo fare Infinite Fit, non ci credo. Stavolta American Destroyer, stavolta American Destroyer. No. Devo fare qui. Oh, mamma mia, una Gasbuster Galactica. E poi ancora? E un drop. Mamma mia! Una combinazione letale qui, Però Cougar. Non ci credo, Cougar è già in piedi. No, Stefano. Balla, sbaglia Stefano! Cougar! Niente. Atomic! No! Ma che match è? C'è la Credo. Mamma mia, siamo già rincoglioniti al secondo match, quindi preparati all'altro match allora. Attenzione qui! C'è la Suplex! 1, 2! Ragazzi, sto sudando, ve lo posso assicurare. Ci ha pagato qua. In camera. Dito negli occhi. Attenzione, l'arbitro qua chiede la distanza di sicurezza. Sì, Cougar si è un attimo, secondo me, tagliato. No, attenzione, però si libera qui. Che fa? Vediamo. Dai, Cougar! Dai, Max! Di nuovo! La testa! No! Se non c'è. Bello, non mi freghi. Più Stefendro, no! Enziguri, mamma mia. Ragazzi, ovviamente Stefendro qui si fa solo delle boiate, praticamente. Niente! Già l'hai seguita Steffa sta mossa, Cougar, attenzione, pugno! Violentissimi! Sono in zaina! Spezzo schiena galattico! Il match potrebbe andare in game over! Il match potrebbe chiudersi, no? Che fa Cougar? Vuole forse l'another one bite the dust?
forse. No, una serie di colpi. Anzi, no, un colpo secco cattivo alla schiena. Vuole la Sike One. Ma cu- la Stefendru. Cioè, sono due uomini di ferro questi. Allora, che 3 contro 3, che peraltro penso sarà eliminazione, quindi sì. Tanto qui Stefendro prepara tutto il terreno per il suo patentato Juggernaut. Se lo prende è finita. Se lo prende qua Kyugar non può rialzarsi. Finita ragazzi, gli ha aperto un varco lì sulla tempia. E secondo me gli ha aperto anche il varco lì vicino all'occhio, dove ha poi letteralmente scavato nell'orbita oculare prima Stefendro. Veramente, veramente. E attenzione! Non ci credo ancora sulla ferita, no! No! Max, resisti! Uno, due, tre, non ci credo! Kyugar, l'uomo d'acciaio, potremmo definirlo così. Beh, tutti e due, secondo me, perché si stanno letteralmente ammazzando. Sì, però forse Stefendro ha seguito più mosse, quindi quello che sì, no, per quello me. Che ho detto. Vediamo, così suplex non ci credo. Yes. E attenzione perché ora c'è la distanza, tutto sembra essere pronto per la Sike One. Vediamo che fa Kyugar. Che fa Kyugar? Lo prende quasi in giro e dice no te lo seguo adesso la Sike One. La vuole ora la Sike One. È finita ragazzi, eccola yes! qua. Yes, è finita, dai arbitro, però uno, due e tre. No! Cioè noi eravamo certi che questo fosse un contro di tre, perché io vado via. Ruba Kyugar. Uno, due. Mamma mia ragazzi, incontro da pay-per-view questo tra sti due, cioè veramente complimenti. Ed è soltanto civilization, solo tra virgolette. Mamma mia, vediamolo in zaina sull'ultima corda, stavo dicendo. Il pubblico al settimo cielo, Kyugar qui! Super backdrop! Mamma mia, che colpo! Qua ragazzi, penso che Kyugar possa chiudere il match, No, ci credo! Colpo di costole! Però Kyugar ancora! Mamma mia, Kyugar, colpo! Close line all'angolo! No, Stefendru! Si vincola ancora! Forse ti sto pensando effect. Che fa Kyugar? Mamma mia, bello! Il full net, una fa più. Sì, Dragon Super. Sì. Forse più full Nelson, da come l'ha preso, perché Dragon. Dici? Vabbè, comunque sia una mossa importante qua. Si tauta. La sua powerbomb caratteristica. Chiudilo, Max. È stanco. Ma ci può essere la distanza adesso. Per la Sike One lo rialza. Andiamo. Attenzione. Andiamo. No, il suplex schiena. Mamma mia. Dai, lo è finita, ragazzi. È finita. Uno, due. No, ragazzi, questi due non vogliono arrivarci a Battleground. E allora forse dice Kyugar, dice vabbè, basta così ragazzi, andiamo a chiudere il match. Stefendro l'ha parata, non ci credo. Colpo forse basso di Kyugar. Ma non lo basterà sto, no. Zurgic. Mamma mia. Aiuto. Vediamo. Che match. Che match. Corde. Pugno di Stefendro. No. Spezza schiena sulle... Non ci credo. Mamma mia. E qui secondo me è finita, forse non dico ufficialmente, però infatti guarda Kyugar non è riuscito a riversare neanche la reshape qua. Vediamo ragazzi, il match va in game over. Vai Kyugar, lo manda fuori testato. Mamma mia Kyugar, l'uomo d'acciaio veramente. E qui attenzione perché Stefendro potrebbe anche perdere per conteggio fuori. Spero di no. Dopo sto match spero di no. Sarebbe un po' un pugno in fronte vedere questi due, oppure un pugno alle palle diciamo. Sì, perché dopo un match del genere una roba brutta, mamma mia, lo lancio io, però ormai sono stanchissimi. Qua basta pochissimo. Vediamo cosa fa. Mamma mia, chi fa male, Però chi forse non aveva la schiena aperta, ora ce l'ha, mi sa. Forse l'arbitro ha ripreso a contare, quando colpo. Da quando Kyugar è uscito. Sì. Sì. Mamma mia. Ancora Stefendro che si rialza, cioè veramente. Secondo me questi allora a sto punto sono Max sicuro, allora Stefano sarà il leader da parte del sistema, D'altra parte molto, però non lo so che penso sì. Vediamo. Oh! Dai Max! Qua... Lo prende
Side Wolfsam. Il match qua potrebbe essere chiuso. Sanguinale, ha dirotto. C'ha più sangue che pelli. Un diluvio di sangue. Attenzione, però qua c'è anche Superman. Qui al centro del ring, qui non ci sono le scene, ma dai, ma eh no, ragazzi. Uno, due e tre. Mamma mia, che match, ragazzi. Cioè, che poi è stato un match lungo, però piacevole. A volte sono lunghi, ma non piacevoli. Invece questo veramente è stato piacevolissimo. Tante contromosse, tante mosse, molti scambi. Sì. Mamma mia. Complimenti ad entrambi, però. Beh, questa comunque è una vittoria veramente importante per Max. Mamma mia. Questa ricara il morale in vista di Battleground, in modo di dire abbastanza. E per il sistema brutale. Si mette, non si mette bene, eh. Attenzione, eh. Eh no. Ci posso dare intanto un asciugamano per farci asciugare la fronte, che ancora sta sanguinando, tra l'altro. Mamma mia, ragazzi, guarda. Si sarà aperto 2 centimetri di fronte a mani basse. Messo malissimo, però. Guarda, madonna. Mamma mia, che brutta roba. Ragazzi, questo è il rischio del mestiere. D'altronde, quando è di fronte a uno comunque come Stefendro, che non ne manda a dire, che è piccoletto, ma sa colpire. Ti gonfia anche. Ti pure tanto. Intanto tra poco avremo un promo molto importante che ci ricorda come questi siano atleti professionisti. Quindi insomma, avete visto lo scopo? Avete visto, no, Cougar, eh? Quindi mi raccomando, non farlo. Così, oppure peggio. Sì. E no, pensavo che dovessimo dare la linea, invece no. No, siamo ancora qua, restiamo. Siamo ancora qua con perché? Voi. Perché ragazzi, tra poco poi avremo Face to face on the face, Paolo, per gli scherzi. Face to face a questo punto fra Marty e Karen Cardi, perché sono curioso onestamente di sapere cosa voglia dire la buona vecchia Marty. Sicuramente non robe belle. Beh, quello poco ma sicuro. Che roba, beh. Mamma mia. Vediamo adesso quando arriverà. Tanto comunque mi è giunta notizia che Cougar probabilmente dovrà mettersi qualche punto in fronte. Probabilmente, mamma mia. Probabilmente dopo quel match abbastanza arduo, tenace fino all'ultimo. Sicuro 3 o 4 punti glieli danno come il pane, sicuro. Vabbè, poco ma sicuro. D'altronde devono stare in forma tutti e due, anche Stefendro non è messo meglio. Quindi devono stare in formissima, visto in vista del 3 contro 3 eliminazione. Sì, praticamente potremmo dire settimana prossima. È settimana prossima. È l'8. Oggi è il 28, sì, è vero, quindi. Sì, io penso 10 giorni, dai. Per essere buono. E jet lag. Assolutamente. Il fuso orario. Abbiate pazienza. Mamma mia. Una che non ha pazienza, secondo me, invece, è questa donna qua, che non mi ispira molta tranquillità. Marty è furba. Innanzitutto avrà studiato su Karen Cardiff. Cioè, non è che arriva qua la invita, saprà delle cose. E poi non ha un titolo da troppo tempo. Cioè, sai, una leggenda, una come lei. Comunque non è che leggenda combatte così. Lei quando combatte, attenzione, non è una che combatte tanto per. Il problema di Karen Cardiff è che potrebbe essere praticamente presa all'amo da una che di tutti del mestiere ne sa. Appunto, no. Quindi attenta, infatti, Karen. Infatti se fossi in Karen io starei un attimo attento, perché Marty sappiamo che è brava, se vuole, con i giochi psicologici, quindi. Sì, ma poi ha tutto dalla sua parte Marty, dai. È vero che non ha un titolo, ma ha vinto più titoli lei che non so chi, quindi ragazzi, non è l'ultima arrivata, Entra, eccola qui, Karen Cardi. La nostra campionessa Phantom Maiden direttamente da Genesis, ricordiamolo. Anche Karen se è una lottatrice. Tutti ballano tranne te, no? No, e anche se no, anche se comunque avendo quel titolo lei potrebbe stare benissimo qua anche, cioè non è che sì, diciamo che questo titolo, come un po' i titoli di coppia maschili e penso anche quelli femminili, quelli femminili ti danno la possibilità di andare da entrambi i roster. Infatti settimana scorsa abbiamo visto Jolly che ha combattuto contro Kimberly, per farvi un esempio, a Genesis. Sì, quindi questo dimostra come le campioni. Comunque, se hai quella cintura, quelle di coppia, devi lottare tanto, Cioè, comunque, anche trasferimenti, spostamenti, i viaggi, raga, sono una cosa abbastanza pesante.
sono... Eh beh, ragazzi, però volete la bicicletta? Purtroppo pedalate. Ma bisogna pedalare. Eh sì. Fate che Riccardo parte subito nel senso di dai Marti che non c'ho tempo, andiamo. E vai subito al punto, insomma, dimmi ciò che sì. Vai e va, fan beh, dai. Su, dai, che c'ho sì. Gente che mi aspetta, dici. Che c'ho la gente a casa. Mamma mia. Hai paura? E poi perché stai fingendo? Che senso fingendo? Fingendo cosa? Non mi pare che Karen sia una che finga tanto, eh. Infatti alza la voce Karen Cardiff. Dice, io sono, sono una campionessa io. Tu non hai un titolo. Tu non sei nessuno. Tu non sei nessuno. Che cosa? Che è stata la tua diva preferita nella storia? Sì, ma che c'entra qua? Che cosa c'entra adesso? Non lo so, sinceramente, a che gioco sta giocando Marti non l'ho capito ancora. Non credo che questo sia rilevante ora, sì, in effetti. Infatti, giusto. Che è un'intervista, l'intervista non lo sapevamo, vabbè. Ah, la nuova intervistatrice, Marti? Io non lo sapevo. Un po' cattiva come cosa. Apriti e basta con... Karen, non so chi era. Io lo... Ammetti e basta. What? Ma che cosa ammettilo? Cioè, ammetti chi era, insomma. Sì. Sì, in effetti anche qui Karen Cardiff secondo me non è molto... Ma Karen, però svegliati che lei ti sta... Cioè, sta giocando con te e non te ne stai accorgendo. Sì, infatti... Non fare così, riesci a sentire questa gente e loro rappresentano il tuo futuro in questo business che ti piaccia o meno. Quello è vero, perché se non ci fossero i fans sarebbe brutta come cosa, Oh, oddio. E che cattiveria Karen Cardiff, ma ecco addirittura. Beh, diciamo che vabbè, questa è Karen, cioè alla fine lo sappiamo, una spontanea, genuina, spontanea, quindi. Sì. Infatti Marti qui sembra più una versione mamma. Che tu sei soltanto un'insolente e stupida bambolina. Ecco. Oh, e qua penso che l'hai fatta un po' incavolare, però. Io sì, perché atteggiamento comunque strano da parte di Marti, Voleva giocare con lei. Vabbè. Se sbaglia qui Karen Cardiff. Calcio. Mamma mia. Big boot, ragazzi, devastante. Marti insomma, l'ha descata bene, la sua vittima. Diciamo l'ha purgata su. Oh, ancora. Non per dire, però come avevo detto io un po' all'inizio, cioè fra le due, cioè, Karen doveva stare secondo me un pochettino più calma. Mamma mia! Ancora! Senza pietà Marti, d'altronde non sopporta certi insulti, Una come Marti. Sai com'è? Vabbè, questa vecchia struzza è appena presa a calcio nel culo. Vabbè. Oh, a pezzo di B! Oddio! Subito il meccione annunciato secco e cattivo. Anzi, la sfida lanciata in modo secco e cattivo. A questo punto Karen Cardiff, dopo questa strafigura in me, penso che debba accettare a tutti i costi, c'è poco da fare. Sì, ma secondo me c'è proprio il match, perché una come Marti dice ci incontriamo da una parte. Ma poi sì, diciamo che è una leggenda e quindi ha contatti importanti nella dirigenza. Vabbè, giusto anche così, dopo sai 8 anni di carriera, in effetti. 20 anni mamma più, mia. Insomma, quindi ragazzi. Marti che dunque sì. Lancia la sfida e probabilmente a questo punto ci sarà, visto che mancano 8 giorni, 9 giorni. Sì, detto popolare, mamma mia. Sì, una Marti che ha messo nel sacco la buon vecchia Karen. Intanto qui c'è il buon vecchio Shane che entra e si sta dirigendo, non so parlare oggi. Beh, sempre diciamo. Sempre. Si sta dirigendo verso il ring. È pronto ragazzi, vorrà dirci qualcosa. Sì. Soprattutto rivolta a Christopher, al padre, quindi. Non lo so, perché comunque è finito in una situazione abbastanza brutta, in effetti, Cioè, poi, Sì, perché io non so. Non so da che parte sta in realtà, lui, Cioè, ma appunto. Sì, perché non è che perché uno, adesso prendiamoci caro, come è successo con Sears, ha tirato un colpo di candlestick in faccia a Sears, sia radicalmente cambiato, Cioè, non è detto, anzi.
Anzi, poi speriamo, fra Sears e Ross ci sono dei fasti ormai delle origini. È vero, è vero. Vecchia data, quindi... Però c'è una cosa che forse non so se ci ha pensato. Sì. E Ross è in squadra con Turner e sono due che ce l'hanno a morte con Andrew così. Sears. È vero. Cougar no, alla fine Cougar no, ma l'altre due sì, Ross e Turner sì. Soprattutto Andy Turner, perché ricordiamo che è stato la causa della sconfitta contro Axel. Sì, contro Axel, perché sennò avrebbe portato il titolo a Civilization, il titolo global. Però poi ti ricordi una faida che non è più finita, perché? Perché si era tipo infortunato, che era, non ricordo se sia Sears o Turner. E poi Andy Turner ha ottenuto poi un match per il titolo massimo, ti ricordi? No, sì, era Turner, però non ricordo, sì. Sì, Turner, se non era Great Balls of Fire, che poi in scena ha subito poi il caso di Ferrer, che è ancora il nostro attuale campione, se non ricordo male. Sì, sì. Vorrei dire una cavolata. Mentre quello che forse c'entra meno con questi tre oppositori, cioè c'entra meno non che c'entra, ma è Cougar. Cioè nel senso che c'entra perché è il vero oppositore, però dall'altra parte non c'ha fai le dirette con gli altri. Vero, assolutamente vero, anche perché Cougar in effetti potrebbe dire, a me che meno frega. Però Cougar sa bene che se dovesse vincere Lee Christopher non può non darle un match titolato. Vero, e lì viene il casino, perché di tre vincitori a chi dà i match titolati? È quello il problema. Appunto. Potresti dare un match sì, una per il titolo hardcore, ma insomma Cougar per il titolo hardcore mi sembra abbastanza sprecato. Pure Ross. Sì, almeno Ross, beh, forse quello che avrebbe venuto a guadagnarci sarebbe paradossalmente Andy Turner, perché uno dice vabbè, alla valigetta che mi è stato sì sì in effetti, ma infatti Andy Turner in quel 3 contro 3 secondo me alla fine si potrà, cioè, anche risparmiare potrebbe... sì infatti però oddio non lo so lo so, perché comunque cioè si è di mezzo lasciato... infatti e quindi non penso che si lasci scappare l'occasione. Ah, vabbè, ragazzi, sono curiosissimo di questo 3 contro 3, perché non sappiamo che succederà poi, no? O che succederà durante il match. Magari c'è Rossa, che ne so, impazzisce, se la prende con i suoi due alleati. Quindi, può darsi, non è da escludere, perché comunque c'è Rossa ancora parte. È vero che non è affiliazione probabilmente al 100%, però al 50% è quella col sistema, quindi... Non sì. È diciamo slegato effettivamente. Intanto quindi... tra breve Davide dovrà dirci qualcosa, quindi vediamo un po' che succede. Quando finirà di fare questo stretching, che aiuto, cioè veramente mamma mia, mi fa paura. Va a finire che una volta si spezza una gamba. Vabbè, dai, è snodabile per eccellenza, quindi mister snoda tutto, vabbè, dai. Snoda tutto. Ha preso il mic. Sentiamo un po' le parole di Shane Ross. Sì, ha preso Mike Emmett praticamente. Oddio, il mano è un po' difficile. Quando mio padre, il più grande, ha sancito quel match a 6 eliminazioni, finalmente ho capito ogni cosa. Cioè, cosa hai capito, Shane? Secondo me non hai capito una mazza. È come se avessi aspettato la mia intera vita da anni, come se fossi morto. Cioè, come se prima fossimo... Cioè, è quello il senso. Come se fossimo rinato, insomma. Sì. No, lui è Renato. È Renato, Renato, ok. Mamma mia. Di certo stasera in poi gli renderò la vita... Oddio. Che qui volano i pentoloni in casa, mi sa, Sì. Mamma mia. Pace alla mia anima, e soprattutto so proprio... bene che sarà il mio prossimo bersaglio. È minaccioso, Abbastanza, direi. Mamma mia. Mamma mia, Shane, Mamma mia. Al veleno da parte sì. del figlio di Christopher, appunto, Eccolo qui. Arriva Christopher Pranzo, il padre. Qua lite in famiglia, Qua. Mamma mia, sì. Sì, un tempo c'era una serie TV tutti in famiglia, adesso invece è tutti in famiglia. Sì, però io devo dire una cosa. Come risponderà Christopher? Perché l'ha messo in quel 3 contro 3, specialmente dalla parte
insomma, tra virgolette sì, sbagliata. Perché dovrà darci, perché ha, perché ha preferito Mr. P? Sì, ha vinto il conteggio fuori, però lui è il padre. Forse di Shane, per dare una lezione al figlio può essere una... però non avrebbe senso, perché comunque non è detto che i tre oppositori, anzi i due oppositori, lo sai e che mezzo c'è? Potremmo dire. Sì. Lo sai che c'è, che a volte, cioè, il padre no favorisce il figlio, ma altre volte fa l'esatto opposto, non riesce mai a avere un bilanciamento, no, adeguato tra i due. Non c'è mai, magari non c'è mai lo faccia per fargli capire che, non so, Andy Turner e Cougar hanno fatto una grande, diciamo, parliamoci chiaro, una grande cagata a parlare male di lui. Può essere, cioè, con Christopher mai dire mai, o forse sta, però... sta magari di mettere in match 3 contro 3, poi appunto Bing, appunto come dici te, hanno fatto, ha fatto una cagata, non so. Boh, vabbè. O potrebbe essere, non ragazzi, so, tutta una, non so che dire. Perché sappiamo che il sistema è bravo a fare le commedie, no? Sì, però avrebbe poco senso, nel senso che fai il match, fai i match, sei 4 contro 2 staresti, quindi non lo so. E però metteresti fuori uso un Andy Turner e un Max Cougar, che potrebbero essere dei nemici veramente importanti, e soprattutto Andy appunto, Turner. Appunto, se fai un 4 contro 2, sì. Sì. Oh, mamma mia. Oddio. Perché sei una brava persona, lo sappiamo. Che non sei una brava persona, però vabbè. Hai detto, oh, li vuole bene, allora. Se voglio, ti ammazzo, ma ti voglio bene lo stesso. Se sangue è sangue. Questo non si può cambiare. La ragione per la quale scelgo Mr. P è perché voglio proteggerti, Shane. Ma tu, Mr. P e Mr. P non siete della stessa parte da molto tempo. Su questa ragione, beh, che non sono. In effetti. Sono sicuro che sono sicuro che capirai. Cioè, che capirai il fatto, oddio, che lo sta proteggendo. Non mi sembra che Shane Ross mi sia tanto propenso a capire, Sì, ma non mi pensa che. Non penso che uno come Shane abbia poi bisogno di protezione. No! 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 Che chance! Shane Ross è impazzito! Vabbè. Cioè, qua sta colpendo il padre. Qui non è colpito il fratello, il vabbè. L'amico. Qua colpito il padre. E attenzione, Shane Ross ha dei ripensamenti. E forse l'adrenalina del momento gli ha fatto fare in effetti. Come ha detto prima. Quindi. Mamma mia. Cioè, mamma il video mia, che attacca il padre con una ghisciata, l'ho mai visto, vabbè, però. Non è che dice uno schiaffo, no? Tiro una ginocchiata in faccia, sono zigomo perché ti voglio bene. Giustamente. Mamma mia, ragazzi, c'è Ross è impazzito, ma... ragazzi. Sta situazione sta degenerando. E questa volta forse Christopher non so se la farà passare liscia, No. No, vedremo poi. Vedremo che succederà, insomma. Ragazzi, noi torniamo tra poco, perché qua abbiamo il recap di Money in the Bank. A tra poco.
Eccoci ragazzi, ancora con voi per la seconda parte dell'odierna puntata di Civilization, la penultima prima di Double Black Battleground e di Bash the Beach. Wow, sì, mamma mia, due eventi potremmo dire rampa di lancio. Sì, posso fare una battuta? Il 7 e l'8 luglio, no? Il 7 e l'8, come il film di... come si chiama? Dei due siciliani. Ciao ragazzi, è stato bello, io vado a della camera. Vabbè ragazzi, bando alle ciance, alle pance. Sonny Williams ha perso l'opportunità di rivincere il titolo contro la gara in Cardiff, ma avrà un'altra grande chance in quella di Bash the Beach, attenzione. Sì, mamma mia, infatti se la vedranno tutte e tre, ovvero Sonia, Laila e Aida, contro la strana coppia, ormai è a bisogno. Lo strano trio formato dalle Black Blades, ovvero Lily Blade e Karen Blake, con Shelly, ovvero la donna che praticamente ti tradisce anche se non gli è fatto niente, però vabbè. Ma vabbè, diciamo che con Laila non è che andava tanto bene, Ho capito, però dai. Quanta cattiveria, però, cioè, ha tradito pure Aida, poraccia, come l'ha fatta Aida? È una brava donna, su. Diciamo che sì, è una, come si dice, una user, lo dico l'americano, una sfruttatrice, ecco, non è una parola. Sì, quando c'ho bisogno ti uso, quando non c'ho bisogno calcio nel cu e definite. Sì. Mentre questa, però... ragazzi, è una abbastanza tenace, una tosta, una che non si fa mettere i piedi in faccia, Laila, che sta facendo molto molto bene, ragazzi, veramente... Perfetto. Straordinaria. Sono qui a Civilization, sì. Anche se si è un attimo perso con questa rivalità tra che l'ha un po', secondo me, tenuta un però, po' fuori dai giri importanti. Però io penso sempre una cosa: meglio vincere più match prima e poi perderne uno dopo, uno tiro lato dopo, che invece andare subito per il titolo e perdere subito. Cioè, almeno uno può dire, vabbè, allora, pertanto ha vinto delle fasi precedenti. Mentre se tu vinci subito il match per l'ambro a contendere, vai subito per il titolo e lo perdi, cioè, non dimostri tanto, quello è vero, in effetti. Il problema però è che dall'altro campo c'hanno queste tre che sono, vabbè, sono? Potrei dire una roba, vabbè, forse la prima in avanti, la prima alla vostra sinistra, vabbè, no, tutte e tre. Beh, però dai, la Karen, la Blake, insomma, ha più carte avvantaggiate. Sì, è più avvantaggiata là, rispetto agli altri. Bando alle ciance, alle sostanze, alle pance. Ragazzi, ho detto un po' di cose. Siamo pronti per questo 2 contro 2. Oggi avremo un 2 contro 2. Attenzione, non sì, è che. Sì, mamma mia. Sì. E sì, la coppia fissa delle Black Blades se la dovrà vedere, come ho detto prima, con Sonia Williams. Mamma mia! Che parte subito con la serie di sgana Sonia secchi cattivi. Beh, Sonia vuole. Sì, vuole far capire a tutti di che pasta è fatta. D'altronde, questa serie ci ha fatto poco. Sonia Williams, quindi... ha fatto una mazza, potremmo dire, a parte vincere il titolo Phantom Maiden, essere onestamente. Ah, lì a WrestleMania che l'ha spinta, infatti, sì, che l'ha spinta un po' più, diciamo, nel ranking, anche se ha passato del tempo molto a Genesis, E appunto. No, secondo me, infatti, io a quello che dicevo, intendevo quello, cioè vince tanto a Genesis, ma Civilization non ha fatto niente. Poi io ti voglio fare una domanda. Adesso che il trio delle face dovesse vincere, Laila, che con tutto il rispetto, come fa a dare un match titolato a Sonia Williams? Ma io penso che Sonia l'abbia capito. Però al tempo stesso Sonia è persona importante, no? L'abbiamo detto adesso, non ha mai vinto a Civilization un match importante, vince quel 3 contro 3, cavolo. Ti regala un futuro aperto, Quindi. Quello so. E quindi alla fine Sonia non è così stupida, secondo me, l'ha capito. Però poi certo, che se poi Lara se ne frega e non lo dice mancare la reggenza, lì Sonia si arrabbia, Perché non so, perché una come Lara adesso che è arrivata da poco, dare l'altro alla dirigenza, chiedere io... il tuo match titolato Sonia Williams, la dirigenza gli può dire sì, ma poi il bello, non è tanto quello, non è tanto quello, Davide, il bello è che tu, che non sei nessuno, vorresti che la tua amichetta avesse un match
per il titolo femminile di un altro show, perché poi parlava del titolo Divas, non del titolo. È vero, addirittura. Perché? Quindi... perché dovrebbe andare in un altro show così? Non è che uno cambia show così, buffo di... Sembrato apposta, tanto credo il pay driver, mamma mia. Comunque situazioni che ti portano a farlo, tipo, non so, licenziamenti, o come è successo con Mike Hammett. Sì, vabbè, con Mike Hammett che comunque ha fatto anche tutto a Civilization. Uno, due, capito? E quindi era diverso. Sì, situazione anche qui fra queste tre è un po' strana. Karen Blake prova mamma la raccarrazione di Williams, la prende e la bombizza con cattiveria e violenza. Eh sì, grande cattiveria a parte di Sonia che la rialza. La rialza è super kick, il suo calcione stacca capace. E attenzione perché vuole anche la red e black diamond. Mamma mia, oddio. Karen Blake, ragazzi, è un po' caduta nell'oblio, secondo me. Un po' tanto. Ecco. C'è lo scadimento. Uno, due. C'è anche di Bete. Ecco, diciamo che questo 3 contro 3 di Bash the Beach è un po' il corrispettivo femminile del 3 contro 3 del sistema contro no. Sì, diciamo. È vero. Poi è chiaro che non ha la stessa importanza, secondo me. Però. Vabbè. Scusa, ma se Aida, se Laila vincesse il 3 contro 3, no? Ma lei, secondo voi, lei non si prende un match per il titolo? Ma certo! Perché ha detto per il titolo Divas nei confronti di Sonia? Per quel motivo, no? Sonia in questo momento non aveva capito, secondo me, bene quello che ha detto Laila, vorrei dire, però... E Aida, scusa! Vediamo qui Laila! Swenton! Scusa, Aida secondo me è una che la prende nel pugno, come la stiamo vedendo. Uno, due. Spero di no, perché comunque si è fatta arrabbiare Aida. No, perché comunque Aida l'ho anche vista nel segmento di settimana scorsa, che non è stata molto dire partecipe. Attenzione! Checkmate! No, mamma mia. Se non l'ho vista molto vogliosa dire anch'io voglio match per il titolo, cioè sì, è stata lì come la comparsa. Sì, è un po' strana, a meno che Laila e Aida non ottengano un match per i titoli di coppia. A quel punto forse sarebbe più giusto quello che match per il titolo massimo. Sì, quello sì. Vediamo qui intanto Karen Blake viene fatta ancora. Evidentemente qua ci sarà il momento del tag, no? No, Laila dice ci penso io Sonia, non ti preoccupare. Cioè come dire, guarda che Sonia è una che vuole combattere, quindi Laila non è che devi far così. Sonia è una che non è che si no, all'esterno. Gli è prudono le mani, mamma mia. Ecco, c'è una cosa, tipo se era FMO, io ricordo sempre FMO perché FMO era quello che era il bastardo per eccellenza. Cioè, quando pensa uno opportunista, pensa FMO. Cioè per eccellenza. Sì, capito, questa. Dice fai tu, perché a me che me ne frega. Vai. Fai tu. Perché puoi fare una cosa oggi, ce la puoi fare domani. Ma peraltro mi hanno detto che tu ti sei incontrato con FMO e non lo dice a nessuno. No, era lì a presenziare anche lui. Diciamo che c'erano quasi tutti, mamma mia. Chi hai incontrato? Dai, dimmi un po'. Sapessi. Beh, ho trovato il portiere. No, uno peggio di Bull Gecko. No, peggio Storm. No, vabbè. Sì, vabbè. No, ho incontrato Chris Anthony. Che bello. L'autografo voglio. Vabbè. La prossima volta vai tu, tanto più. No, che è un uomo comunque abbastanza simpatico. Fate un po' minchione, siamo sinceri. Quello è proprio il personaggio. Cioè, proprio la persona. Sì, intendo quello. Proprio nato così. Poi FMO, giustamente. Poi contratto. Oh, Laila qui! Cosa ha fatto Laila qui? Cosa fa Laila? Ma mi scusi, è per lei. Mamma mia. E poi Karen Blake sbaglia. Mamma mia. Questi due, secondo me, hanno perso la trebisonda. Comunque, sì. Stavo dicendo, ho incontrato i due campioni massimi, Ferrier e David, in una diciamo pseudo intervista, potremmo dire. Sì. Anche se l'intervista non è stata. Che t'hanno detto, dai?
Niente, robe brutte. Tanto scusa, Total Combination. Tanto... No, ce lo scrivetto! Uno! Due! Due! Il regolare di Karen Blake, arbitro porco! Mi scusi, Mamma mia, ragazzi! Mi sto e poi stai dicendo David De Ferreira. Sarà un'intervista? Sì. Un'intervista che magari vedremo se può stare nei prossimi giorni, dai. Dai, dai, speriamo, speriamo. Andiamo al match, dai. Tanto che... Oh, mamma mia. Mamma mia. Poi basta, questi sono i quattro nomi che ho avuto l'occasione di incontrare, diciamo. Ah, ok. Magari... Quindi ecco perché avevi detto in precedenza che sapevi già chi... chi sarà sulla cover, certo. Insomma. Beh, certo. Per quel però motivo. Non faccio spoiler. Uno dei due campioni attuali c'è, cioè, sulla cover. Quindi non faccio spoiler. Vabbè, quindi... cioè... o Ferrer o David Jones, insomma, ci sta. Ma i campioni massimi, intendi? Sì, sì, ok. Potrebbero esserci entrambi. C'è uno lì. Vabbè, tanto scherzi, torniamo al match. Sì, andiamo al match, no, perché che poi li linciano, che poi non mi chiamano più. Attenzione! A potenzializzare anche lei. Powerbomb! E powerbomb! Porca miseria, che botta, ragazzi. Però l'impede c'è ancora. Mamma mia, spalle, le spalle, pugnazzo e Sonia niente, vuole niente, vincere niente. Oggi Sonia vuole vincere, la prende la schiena, mia, e sì. Poi la pronta verso il suplex, la... mamma mia, no, Williams driver ragazzi, bello, vediamo qui il red and black. No, presa malissimo chi Sonia, oh, troppo lontano, la prende adesso, no forse può. Stanca, sono strano, ma tutto lo poco. Boh, vabbè. Sai com'è? Uno, due, no, vabbè, ma sei proprio una. Vabbè. Questa è furba, ragazzi. Attenzione al 3 contro 3, perché non so, forse anche quello sarà un 3 contro 3 eliminazione, come il 3 contro 3. Sì, potrebbe essere. Forse sì, penso di sì. Attenzione! Vediamo qui intanto. No, Black Widow, non ci Black credo. Widow! Black Widow! Clamoroso! Sonia sarà sorpresa da questa mossa, ma no, ragazzi, quanto è forte sta ragazza. Sì, è bella, però prende il collo da parte di Sonia, quindi diciamo che Lily Blade ha ricavato del sostegno in un certo senso. E attenzione ancora, no, quanta combination, non ci credo, mamma mia, incredibile, decidete voi. Sì, vabbè, più bella combination, attenzione, uno, no, vediamo, c'è però c'è Lilith, cioè veramente un intervento lentissimo. Devo fare quello. Cara, le invita a rialzarsi. Però ragazzi, i Blades stanno lottando più da squadra. Mentre le altre due si vede che non sono un team a tutti molto gli effetti. Molto caotica l'altra squadra. Non è. Però singolarmente secondo me è più forte adesso. Adesso come adesso, parlo ovviamente. Sì, beh, quello sicuramente. Anche perché Karen Blake, in effetti, come vedete qui, è finito in un baratro abbastanza brutto. Sì. Qui, pugno! Sì, ma guarda, non c'è Lyle all'angolo. Qua, questa è una cosa che magari oggi ti puoi salvare, ma nel 3 contro 3, non lo so, È difficile, comunque, perché comunque non è detto tanto che Karen Blake, mamma mia. In effetti non è detto che riesce a salvarti. Appunto, capito. Intanto tag? Sì, mamma mia. Stanno lottando bene, stanno lottando molto Sonia, bene. Sonia deve dare tag, ha dei problemi fisici. Infatti, anche lei dice, vai Karen, sta pur tranquilla che ci penso io, stai pur lì. Sì. Ci pensi io. Uno, due. Sì, però l'età, cioè, è passato un'ora e mezza, è passata. Un'ora e mezza. Cioè, passata un'ora e mezza e tu ancora pretendevi lo schieramento, cioè, doveva essere morta. Oh, qui sbaglia l'età. Cavolata! Cazzata incredibile! Mamma mia, però prende Lyla È fresca stavolta Lyla. Pure tu, infatti anche Sally è là che impreca come. E Aida esulta, Aida dice brave ragazze, bravi! You Afghana! Attenzione qui! Sono Sarber! Non ci credo, ma sei sottomissione! Al braccio, alla scatola! Quindi deve cedere la Blade! Quello che volete! E cede! Cede! Wow! Mamma mia. A lei l'è bastata una mossa! Cioè, clamoroso, ragazzi! Dopo le comunque molte mosse di Sonia Williams, lei la dimostra che pure colpendo poco al braccio riesce sempre a vincere con questa tremenda mossa di sottomissione, Mamma mia, ragazzi! Complimenti ad entrambe! Però... sì. Qui la supponenza delle avversarie. Ha giocato a sfavore, secondo me. Sì. Specialmente da Lily Blade, direi.
Sì. Perché comunque avevano, parliamoci chiaro, avevano un match, adesso non tutti i pugni, però potevano vincerlo. Assolutamente, match. Assolutamente. Però... poi ricordiamoci, sarà anche Aida, quella del 3 contro 3. Ora vedremo se, se vinceranno ancora loro, però insomma... oh, meno. Vedremo, perché comunque il 3 contro 3 è diverso, Sì, il sì. Match a coppia, comunque. Vabbè. Tanto fatto sta che queste due ragazze sono riuscite a sedare anche il 5, quindi sembra esserci segno di intesa, speriamo, che ne avrebbero bisogno. Assolutamente. E quindi, mamma mia, vedremo, dai, come andrà, vedremo a finire, che, come andrà a finire la Bash the Beach. Sì, sì, tra l'altro un bellissimo promo, di Bash the Beach. Vabbè, poi ne parleremo. Tommaso Cappelli sta avanzando, attenzione, verso il ring, perché? Perché probabilmente si è stufato, Vuole bermi. Sì, vuole letteralmente, forse fisicamente meglio di no, perdi. Però vabbè, sì, vabbè, anche però, perché anche la settimana scorsa si è fatto vedere, si fa vedere, poi vabbè, sentire più che altro. Sì, però ha ragione Tommaso, dai, cioè non possiamo dire che non ha ragione. Sì, perché parliamoci chiaro, Bene ha un po' rotto le balle, cioè con queste interferenze audiovisive, alla fine dei conti. Sì, cioè, infatti, con tutto il rispetto, però ce l'hai con Tommaso, fa parte, cioè, Bernie, non mi pare che Tommaso sia uno con cui tu non puoi, come posso dirti, sì, non puoi competere, sì, infatti, voi Bernie di solito siamo stati abituati che andava anche, diciamo, a testa bassa con gente anche più pericolosa, quindi a meno che non si era ammollito veramente, è diventato un vecchietto che non ce la fa, un pensionato. Immagino Bernie la sera a mangiare l'ospizio, un brodino di pollo, un brodino di pollo, un minestrina, proprio così. E fatto sta che Tommaso è abbastanza incazzetto, guarda, si prende anche quei fans, però diciamo che questa situazione gli ha giovato, nel senso che comunque prima era un po', cioè non si riusciva a collocare, no, dentro lo show, adesso invece c'è quasi sempre. Beh, comunque Tommaso, se continua così, un match contro uno come Bordieri potrebbe arrivare presto, perché si sta comportando in effetti egregiamente come lottatore. Sì, però ora, prima di Tommaso, c'è un certo Lee Brown che settimana scorsa ha aggredito Bordieri. Vero, dunque mi aspetto un match a questo punto a Battleground, dai. Magari la risposta settimana prossima, magari la risposta di Bordieri. Vabbè, ma pensa che non serve la risposta, perché comunque Bordieri... se non abbia problemi a far fuori uno come Lee Brown, anzi. Intanto tre match annunciati per settimana prossima: Sears contro Turner, Cougar contro Mr. P e Sherross contro Sevendru. Wow, mamma mia, tre match, diciamo i tre del triple threat match di Battleground a confronto. Sì, sì, molto interessante Cougar contro Mr. P, perché ti ricordi Mr. P faceva parte della Cougar's Army un tempo, quindi ma anche Sherross e Sevendru, attenzione, e Sears e Turner. Mamma mia, Sears Turner è il match che dovevamo vedere praticamente, la loro pseudo rivalità, che poi in effetti è stata un po', secondo me, lasciata nel dimenticatoio, anche un po', secondo me, da parte di Turner, che, come hai detto tu, si era infortunato. Però sì, in effetti vedremo, sì, in effetti forse sì, come andrà a finire. Peraltro no, però hanno lottato Sears e Turner per il hardcore, ci stiamo dimenticando, a Payback, se non sbaglio, con la vittoria incredibile di Turner. Sì, sì, un Andrew Sears che aveva spetasciato qualche ora prima il buon vecchio Turner sulla macchina. Tanto il buon vecchio Tommaso, ci fate dare il microfono, eccolo qua. Basta, ne ho abbastanza dei tuoi stupidi giochetti mentali, Bernie. Questa cosa, questa storia terminerà stasera. Beh, giustamente. Non voglio dargli ragione, però Bernie, Però se Bernie non è qui. Addirittura, aspetta. Ecco, qui forse Tommy, non faccia che cazzo con anche lei. Attenzione, perché se Bernie arriva qui veramente fisicamente, sono guai, Tommy, stai buono. Sì, in effetti. Parte la vendita abusiva di Pinocchio. Mamma mia, dov'è? Non c'è neanche stavolta. Ma dai! Vabbè, questo non è bene, cioè, noi stiamo scherzando. I ritocchi! I ritocchi! Grande! E stavolta ci deve... dai, non può essere uno scherzo, stavolta deve essere presente sul ring. Dai, perdi! Ma chi è questo? Ma l'impostore!
Ma no, è più piccolo Bernie. Di Bernie! È un Bernie! Gli hanno segato le gambe anche! Attenzione, Thompson! Su Tommaso, che chiaramente non ha difese perché si aspettava Bernie. No! Ma chi è allora sto qui? Chi è? Ma chi è? Ma chi è? Non può essere Bernie dimagrito dei 70 kg. Che cazzo, era la mia tappa. È di un doppio tappo poi, vabbè. No. Beh, gli effetti collaterali. Eccolo qui! L'arbitro. Oddio! Ma che sta facendo? Oddio! No, oddio! Ma chi è qui? Chi è sto deficiente? Ma perché? Ma chi è sto deficiente? Dai! Non spirla perché ci arriva il mio di quello vero, non lo so! Sì, veramente! Cioè, del dubbio, Vai, che sensazione! Di certo Tommaso non l'avrà presa bene, vorrà scoprire chi si cela, perché se è lui... Cioè, a questo punto io vorrei dire che è lui dietro tutto questo. C'è lui, quindi. C'è chi è questo? Smilby! Smilby! Non lo so! Risuona la tensione però di Bernie, e questa è la cosa bella, capito? Vabbè, vabbè ragazzi. Noi torniamo tra pochissimo, dai, per il 2 contro 2 Extreme Rules. Adams e Michael Thompson contro i Public Enemy. Eccoci di nuovo con voi ragazzi per l'odierna puntata di Civilization, la terza parte, che è ultima anche perché avremo gli ultimi due match della serata. Sono curiosissimo, Davide, di vedere questo match a coppia. Io più che altro sono curioso di vedere, appunto, come hai detto, questo match, perché cioè, come fanno questi due a cooperare? Cioè, ok che c'è, sembra esserci rispetto, però... Però Public Enemy arriva già dicendo vi tagliamo la gola, vi distruggiamo, cioè vi spacchiamo le tibie. Sì, infatti vi trituriamo come non so cosa. Però questa è una grande chance, una grande chance, Davide, per questi due, È vero, anche perché hanno l'opportunità di battere due comunque buoni prospetti, soprattutto uno dei due che è Jack Adams, che ha praticamente fatto tutto su Civilization, a differenza di Thompson, che vabbè, grande campione. Vabbè, dai, diciamo due bravissimi singolarmente, dai, mettiamola così. Sì. Anche se non ha mai ottenuto, diciamo, il riconoscimento massimo, però due che comunque sono importanti. Adesso vediamo però se entreranno in... No. Questa è entrata di Michael Thompson. Vabbè, è anche normale che non entrano insieme. Mi sembra anche giusto, dai. Adesso. Poi dopo, sì, col tempo, se dovessero continuare, vediamo. Secondo me è one and only, Sì, secondo me se perdono oggi è finita. Vabbè, forse se vincono possono continuare. Se perdono... Non lo so, perché questi due, sai, sono due che... Specialmente Thompson, che se non vince non so se è molto propenso a continuare. Pre-Adams, se perde... dice Thompson, vabbè tutto, però ma se è meglio che ci scarichiamo a vicenda. Infatti. Mamma mia. E comunque la cosa buona è che in tutto questo fra i due sembra essere nato, ripeto ancora una volta, del rispetto, quindi paradossalmente il lato positivo della medaglia sembra quello. Sì, perché comunque ricordiamoci settimana scorsa che Thompson aveva battuto Adams, cioè ha vinto il rematch, diciamo, quindi stiamo 1-1, se vogliamo così dire, 1-1 palla al centro, però e Adams lì ha detto guarda, mi hai convinto, mi piace,
siamo anche simili. Sì. Detto da Ceccato, su Marco fa male. Vabbè, però capito, è una sì, coppia, sì. Cioè, ovviamente il wrestling si può fare. Perché fa questo brutto, brutti atteggiamenti anche lei, dai. Eccolo qui, mamma mia, questo è tutto tagliuzzato e scoriato, senti, e no, scorizzato. Vabbè, basta che non sia scogliattolato. No, no, fake. Comunque, questo uomo, cioè, una persona molto tranquilla, guarda che lì bazzi che c'è in faccia. Questo picchia la gente così perché... Sì, ma però è strano vedere uno così, in effetti, che sta lì con il suo grande nemico, no? Perché di solito gente così che non ragiona, dai, tanto, no. La guerra fa strani amici di letto in questo caso, non dire. Però di solito invece... Oh no, tutti e due, wow. Eh sì, mamma mia, attenzione, mamma mia, wow, pensavo fosse no, un match... no, Extreme Roots, sì, Extreme Roots, è vero, Extreme Roots, diciamo... Regole estreme. Siamo normale, quindi mamma, i due, potremmo dire, i due primini si stanno facendo notare, Sì, è vero. Mamma mia. Ernemore e Besa devono stare attenti, lo sai perché? Perché non, cioè, non conoscono bene, no, come possono lottare questi due insieme, quindi beh, questi due stanno lottando praticamente tra match singoli all'interno del ring. Sì. Vabbè, però è anche giusto, no? Perché non c'è comunque sia. Cioè, qua non parliamo di una vera e propria alchimia, no? Qua parliamo di chi mena di più vince, dai. Due contro due tornado. L'unica cosa che potremmo dire è che qua sembra che siano in stereofonia nell'eseguire le manovre da menare gli altri, Sì. Che Vesa ha preso un martello, però viene preso da entrambi, anzi da Jack. Mamma mia, ragazzi, si scambiano. Attenzione, Nemor qui, parlo di no. No, bravo Thompson, mamma mia. E comunque stanno, essendo una neo coppia, stanno comunque mettendo giù in modo brutale. Mamma mia, la Irish Chokeslam. E poi si intendono, guarda, si guardano, scambiano l'occhiata e dicono bra, dai, stiamo andando avanti. Bro, va bene. Mamma mia, dato che Vesa però gli dice anche il mio braccio è bravo. Sì, attenzione però. Nemor tenta il super kick, niente da fare. Nemor, mamma mia, aspetta skin. Sì, ma Adam se la questi furia. Che non hanno mai lottato in coppia stanno facendo letteralmente il culo alla squadra oliata. Perché qua comunque, ragazzi, è un più un match, come hai detto te, uno contro uno contemporaneamente. Sì. Cioè qua come se fosse Fatal 4-Way, però che i due non si toccano. Capito? Sì, giusto, è vero, in effetti. Mamma mia. Però Thompson adesso è fuori. Jack Adams è in balia dell'assalto di due giganti. Attenzione, c'è anche il martello. Mamma mia, fratello martello. Cosa fa Nemo? Si mette a posto i guanti. Però qui sbaglia, potrebbe dare una mano a Nemo. Non ha visto? Fa fuori Jack Adams, ma... vabbè, Nemo con i due. Mamma mia, però prende Thompson, vuole schiavamente Adams su e... Niente a fare, no, scorso! No. No, le tre maledizioni irlandese. Sì, uno, irlandesi. Due. Irlandesi. E poi... Mamma mia, qua gli ha spaccato la schiena, Arnema. Vediamo, Vesa Bombo. No, Vesa Bombo. No. Yes. Non proprio la Vesa Bombo, ma quasi. Una bomba di Vesa modificata, dai. Sì, dai, ne fa tante. Sì, infatti lui... Oh, brocchito! Oh, ginocchiata. No, ginocchiata, dici? Sì, la ginocchietta che esegue anche Dean, il buon vecchio Dean. Andiamo? Che match di... Oh, Michael sembra rinato, Michael Thompson, È rinato, anche sì, lui. Sì, è pure rinato. Oh, testata da... cosa ha fatto Jackado? Non l'ho capito, che ha fatto, boh. Colpo di boh. Mamma mia. Però Michael, spallata di Michael che però non sposta moltissimo Vesa, infatti ribadisce il tutto, Vesa il suo praticamente. Mamma mia. Vediamo. Suplex. Che casino, ragazzi, Pugnazzo di Thompson. Sì. Sull'inzaino. White noise. Fai la cut.
da parte di Jack Adams. Sì. Il Thompson ha fatto merda. Attenzione perché pensa qui! Cioè... Bravo Adams! Isole, Jack Adams dice di no. E comunque Jack Adams e Thompson stanno letteralmente facendo il direttano. Mamma mia! Guarda Jack! Eh sì! Prova. Anche se vabbè, Jack sbaglia e si fuca un pump handle following... no, slam. Pump handle slam, ragazzi, che caduta. E attenzione, perché potrebbe esserci la spiera. C'è la spiera, entra Thompson però. Bravo, l'ha salvato Thompson, ha salvato Adams. Dopo questa le ho viste tutte. Steve Roller, e guarda Adams, cioè è felice, è un uomo felice. Però attento, attento a Besa. A Besa, eh. Oh, bro kick! Questo è un bro kick vero. E poi prende... No, okay, stasera Thompson è... No, cioè veramente un uomo. Attenzione qui! Rolling cutter. Purtroppo la 3-2 sono due giganti, due gro... cioè bestioni, quindi sì, paradossalmente sì, in effetti il duo europeo è un po' leggerino da questo punto di vista, eh. Attenzione! Non noi! Non ci... Ho parlato troppo presto. London Eye. Però attenzione a Pesa qui. Adams deve intervenire. No. Bravo Thompson. No. No, Thompson gli ha detto ci penso io. Stai tranquillo. Mamma mia, però ragazzi, che salvataggio in extremis prima. Oh! Vabbè. E qui c'è lo slam. Si gasa. Sì, con lo slam. Non ci credo. Va lo schienamento. Uno, due, terzo. Il Lemmer è grosso, posso... ragazzi. Allora Adams dice ne vuole un altro. Andiamo. Michael sta... che fa? Thompson sta invitando. No. Però Adams non l'ho ascoltato. Scusa, stava provando il brocchio. Infatti Thompson è qua. Qua Adams non l'ha. Non gli è servito il Lemmer. White noise. White noise. No! White, sì, sì. Sì, white noise, mamma mia! Che presa salvissima da parte di Thompson. C'è lo schieramento! Uno! Due! E no! No! Mamma mia! Tre Adams ha devastato Vesa. Sti due veramente devastanti. Bravo, libro kick! E poi London Eye. Vai Michael, vai a schienare il Nemor. Uno, due e tre. Non ci credo ce l'hanno fatta, no. Che poi questa immagine è simbolica. Il Nemor e Vesa stesi e altri due esultare. Cioè veramente è simbolica, E poi è simbolico il salvataggio prima di Thompson per salvare Adams, appunto. Sì, è vero. Cioè, è stato bellissimo, effetti, è stato bellissimo, ragazzi. Bravi, no, bravi. Chi l'avrebbe, chi ci avrebbe scommesso un euro tra questi due? E mamma questo, mia, ragazzi, potrebbe essere un team che può far tantissimo, Perché sono due comunque bravi, bravissimi singolarmente. Non è che parli di due... cioè, ma che ancora devono carburare, giustamente loro... Giustamente. E Adams sembra contento perché finalmente anche il pubblico nei confronti di Michael Thompson sembra stare dalla sua parte, dai. Mi piace. Sì, in effetti. Sì. Mamma mia, che sia l'inizio di una nuova alleanza, forse? Possibile a questo punto. Dai, a questo punto è battuto Public Enemy. Hai dimostrato anche di essere un bel team. Certo che erano 2 contro 2 Extreme Rules, attenzione, quindi. Sì. Se dovessi battere un altro team affermato, io penso che il team potrebbe essere consolidato, 3-2. Quello penso di sì, vedremo poi come si muoveranno questi due ragazzi. Se sarà stata stasera una one and only o proseguirà. Tanto che Barclay è pronto, si carica. Mamma mia. Eh sì, ragazzi, lui e è nemmeno menta. Sì, qui potrebbe scattarci un altro ring esploso. Muore di mani del vecchio, mamma mia. Spero di no, però potrebbe essere perché Mr. P pesa chiaramente di più rispetto a Ferrer, quindi... Sì, tranquillamente. Tipo Barclay non è la leggerezza. Pesa 150 kg Barclay, Mamma mia. Sì, infatti. Solo che questo Barclay, ragazzi, è forse il miglior Barclay della vita, potremmo dire. Ma manca... Ma gli manca solo il titolo. Cioè, clamoroso. Io non ho mai visto un lottatore così forte che non abbia un titolo. Perché di solito sì, ci può stare che magari un mese, poi dopo un po', cioè dopo lo conquisti. Io spero che lo conquisti a questo punto a Battleground, dai. Vedremo, dai, a questo punto cosa farà. Perché comunque Battleground ha una chance. Però non deve spaccare il ring Barclay anche lei. E poi, ragazzi, vi ricordiamo anche che potremmo avere anche un altro main event clamoroso. Perché Drew Storm l'ha lanciato alla sfida nell'Elina Cell. Attenzione, che sfida, appunto, contro David Johnson. Mamma mia,
Mamma mia. Quello potrebbe essere un match. Un SummerSlam anticipato. Dai. Sì, infatti, abbastanza. E anche bello violento, perché comunque sì, abbiamo visto a Money in the Bank, pensa alle Inesselle, dove vale tutto praticamente. Poi, ragazzi, 3 contro 3 eliminazione a Battleground. Sì, cavolo, mia. Cioè, solo sti match valgono il prezzo del biglietto, eh. Posso dire, io secondo me per il titolo Global ce la fanno buttare fino con la vacanzazione, picco starne dentro con la peggio. Mamma mia. Vabbè, però mai dire mai, perché David Johnson è uno che sa sopravvivere a tutto, quindi non lo darei mai per spacciato, ecco. Vedremo, dai. Vedremo, dai, vedremo. Questo invece, ragazzi, è Mr. P che, insomma, sta un po' decadendo, diciamo, no? Le occasioni più importanti se le magna. Dopo comunque dei match belli, è vero che Ferrer sembra imbattibile al momento, però Mister qui comunque, io ribadisco, non ha avuto nessuno vieta che Mister P fosse potuto diventare il nostro nuovo campione, perché sì, non avendo partecipato effettivamente al match è un ma grande come una casa. Il fatto sì, sta che comunque Christopher è dovuto correre ai ripari, perché ha dovuto indire praticamente un uno contro uno, perché Mr. P è stato attaccato praticamente 2 secondi prima probabilmente del suo ingresso, quindi sì, e poi gli è dato un uno contro uno che forse Mr. P neanche voleva settimana scorsa, esatto. Perché se ci pensi bene, alla fine, cioè, in un uno contro uno il solito vince chi è più bravo, dai, parliamoci chiaro, esatto. Mentre nel match a 3 poteva vincere grazie a un, sai, sfrutta il lavoro di qualcuno, no? E vince. Sì, sfrutta il lavoro di Barclay, da un colpo proibito a Barclay, tanto che vale tutto. Ma tu pensa, Triple Threat, il ring collassa. Ma chi vince? Cioè, che succede? Cioè, Mr. Pidley magari manco stava sul ring? Avrebbe vinto lui. No, contest. Mamma mia. Dici lo stesso? Non lo so. Ma Barclay parte violento, cosa di galattica. Mamma mia. Lo prende. Barti, ragazzi, di un'altra pasta. Mamma mia, oh, no. Li sta insegnando wrestling. Sta usando Mr. P come un sacchetto della spazzatura praticamente. Anche se qui Mr. P. Oh, attenzione! Porca miseria! Mamma mia, meno male. Oh. Mr. P comunque è. E segue solo suplex. Quindi. Barclay si è fatto male. Uno contro di uno. Collo. Ma il fatto che Ferrer non lotti. A sto punto, scusa, Ferrer lotterà settimana prossima? O non lotta manco settimana penso prossima? Penso di sì. No! Non ci credo! Una variante da freak accident di a meno forza, che non era sì, è vero, a meno che Ferrer non stia proprio bene. Potrebbe essere, fisicamente. Non lo so. Tanto backdrop. Ma però comunque Barclay ha lottato anche settimana scorsa contro Ceni, che non è che ha fatto quei match leggerissimi, anche stasera non è che fa un match leggero Barclay, Però sai, Ferrer non è un peso massimo. Se dovesse poi, come sta facendo, insomma, combattere sempre con i super massimi, insomma, alla fine un infortunio potrebbe esserci, Gli davano un match contro tanto che calcione. Davi un match contro lo stesso Shane, cioè un po'. Attenzione! Scambiare un po' l'età. No! Cosa ha fatto? Barclay ha sganciato. Barclay cosa sta combinando? Ormai è diventato devastante in tutto e per tutto, cioè vuole vincere il titolo a tutti i costi, abbiamo capito. D'altronde a Money in the Bank l'ha rubato praticamente il titolo, sì, infatti. Se l'è portato a casa e dopo tutto non l'ha mai vinto, se non sbaglio, il titolo massimo, quindi il titolo TWF sì, però quello massimo. Attenzione qui, tanto oddio, mamma mia, qui Mr. P. Mr. P qui gli sta facendo il mazzo, però a Barclay. Sì. Lo sta spettacciando varie volte. Però vediamo. Però Barclay. Perché Mr. P, cioè a differenza di Sheross, è molto più possente. Quindi. Sì, ma perché comunque Mr. P ha la potenza della sua, invece Shane ha praticamente solo le gambe. Cioè, sì, a fine dei conti. Se lo colpisci forte alla schiena va giù. Non è che. È vero, è vero. Vediamo qui. Invece no, bravo Mr. P. E forse Barclay si sta un po' conservando, qui backdrop. D'altronde fra praticamente, come hai detto tu, 8 giorni, anzi un po' di più, al match titolato. Sì, 10 giorni, sì. Che può stare come cosa, Suplex, mamma mia. Ecco, questo è l'ennesimo problema di Mr. P. Suplex, ti stanchi Mr. P, cioè, puoi combattere 150 kg.
esatto. Cioè non è che stai sollevando Dinna. Comunque perde, dai, a regole leggerino, dice, vabbè. Però Bartley qui. Mamma mia, però Bartley qui dice, bello, mamma mia, te tamburo. E tamburo come... Te tamburo in fronte. Oh, testata! Testata però... Oh, Mr. P! Riesce ad andare a segno Mr. P! Non ci credo! Powerbomb! Qui Ring collassa, prende... rischi di... Powerbomb! Mamma mia! Oh, hai visto Ring? Anche. Mamma mia. Ring stava tremando, ragazzi. Ve lo posso assicurare, anche se non stiamo lì, però... Mi sembrò di vederlo tipo tremare. Scossa tellurica. Oh! Oh, Barclay finisce contro l'angolo esposto, mamma mia. È l'angolo che peraltro egli stesso aveva preparato, quindi... Infatti. Però Barclay è ancora in piedi. Vediamo, però bravo Mr. P, grande difesa. Ha dei problemi, attenzione, Secondo me è la schiena o la spalla. Forse la schiena, forse la schiena. È strano perché uno come lui la schiena non ha... Già dal primo German suplex di Mr. P, comunque. Se no è... Ancora su il collo, anche il collo, P! Porca Eva, basta con sti suplex, inventa di qualcosa. Cioè, poi arriva alla fine che non riesce a fare le palle come fa di solito. Sì, in effetti, anche settimana scorsa, ne seguita una, però poi dopo non ce l'ha fatta a seguire l'altra. Cioè, quindi... Ok, fai vedere tutta la tua potenza, anche qui, ok, bellissimo. Sì, bella, però... Però alla fine, quando... le five quando la devi fare, poi non hai forza, Adesso è pronto per le five. Invece ancora? Continua. Infatti Barclay. Forse ha tirato su anche un po' fiacco, No. Oddio Barclay, che fa qui? Power. Schieramento, c'era break. No. C'era break. Mr. P ha toccato le corde per Oddio. Non so se la fortuna effettivamente lo prende. From Power Slam. No, se lo porta. Lo spettascia e lo lancia via. Come Power Slam. È come a dire, guarda, io non ho bisogno di schienarti subito. Capito? Infatti, io ti spezzo quando voglio. È vero. Oh, basti. Attenzione, qui Mr. P sbaglia. Mr. P prende. No, ho detto io. Barclay. Vabbè, ma cosa sta facendo? Colpo alla coscia, attenzione. E poi no! Oddio. Porca miseria, ragazzi. Il nostro collega americano ha rischiato la morte. Cioè, Ferri deve stare molto attento, perché Barclay sarà anche sportivo a volte, però sul ring poi non lo è tanto, Ma Ferrier, se non avesse collassato il ring, secondo me è ammonibilmente che c'è una brutta fine. Sì. Lo voglio dire, però. No! Ecco, hai parlato di brutta fine? No! Oddio! No! Mamma mia! E questo invece è un colpo a Mr. P così... È tremendo, perché gli spezza il fiato proprio. Però riesce a buttarlo sul ring? Vediamo se le five, se riesce a resistere. Mister, le five. Però lo lancia all'angolo, lo lancia. Una super Jordan Slam? Troppo macchinoso Mr. P. In effetti, sbaglia clamorosamente. Bordieri! Una testata al petto, forse. Incredibile. Sì. Cioè Barclay ha un sacco di mosse, veramente. Veramente un attestato, un bocoglio. Sì, vabbè, il volo dell'angelo alla sua maniera, dai. Angelo. L'ha preso, l'ha devastato qua, ragazzi. Uno, due e tre. Mamma mia, qui l'ha mandato KO. Sì. C'è poco da dire. Pugno da KO, devastante. Mamma mia. Quindi ha tirato altro che il beat punch di Rockstar. Mamma mia. Mamma mia, wow. Fastball punch. Qui invece è stato il punto dove secondo me Barclay si è fatto male. In effetti alla schiena, al fianco, non ho capito bene. Però io penso che il match l'abbia più perso Mr. P oggi, Perché troppi suplex e poi non vai a chiudere con le five. Cioè non tenti le five, ma continui. Ma poi sono come Barclay. Cioè, ma i suplex si possono stare con uno come, non so, Perry, anche se sconsigliabile tantissimo. Però sono come Barclay, che ti può spaccare a metà. No, c'è una strategia idiota. Guarda qua, non ce la fanno vedere, vabbè. Comunque Barclay vince ancora e Ferrer qua deve stare molto molto attento. Ferrer deve stare molto attento perché... Vabbè, non dico che è prevedibile la vittoria di Barclay, perché con Ferrer mai dire mai, l'abbiamo visto. Però come vince Bank, Sì, però infatti... 50 e 50 o 60 o 55 e 45? Io farei 60 per Barclay e 40 per Ferri stavolta. Io 55 e 45. Vabbè. Sì.
Vabbè, oh, comunque sono presentati di tutto rispetto, anzi. Assolutamente, non è che parliamo dei 20-80, 80 e 20, quindi. Vabbè ragazzi, con l'immagine di un Barkley che esulta. Festeggia, sì. Dopo questa vittoria, anche se non apprezzabilissima, secondo me. È veramente. Allora... No, no, ma, ma perché? Ma perché, Mr. P? Ma per... Sì, vabbè. E poi sì, adesso la fai! C'è Ferro! No! C'è Ferro! Che colpisce Mr. P, giustamente. Forse tardi, forse qui Barker non si è accorto. Neanche si è accorto chi l'ha colpito, Mamma mia, sta a vedere che dà la colpa a Ferro, Potrebbe tranquillamente potrebbe essere. E i due sono sul ring? Ferro che fa? Cerca di rialzarlo, di rianimarlo, lo giustamente. Rialza. Mister P ancora lì che si tocca la testa, è chiaro. Sai, più morto che più. Barca che fa? Che botta, ragazzi. Barkley chiude questa puntata, ragazzi, La deve chiudere lui, assolutamente. Con queste immagini di un Lester Barkley che se ne va, lasciando dietro sé delle vittime illustri, è veramente tutto. Devo andare, Filoni? Davide Montebello. L'appuntamento, ragazzi. E alla prossima. Ciao! Ciao!